Bentornati a Tutto Campo dal Caffè Amaranto di via Trento Trieste, Arezzo che incappa in un altro pareggio in rimonta contro la Pro Patria. Ne parliamo, ritroviamo mister Luca Magnanenzi, buonasera. Buonasera a voi. E poi il collega Stefano Brandini Dini, buonasera. Grazie del collega, certo. Troppo buono. Ma no, ma certo. Tra l'altro radiocronista con Massimo Gianni di Radio Italia 5, quindi con le loro radiocroniche salutiamo ovviamente anche Massimo. Certo, assolutamente, la mia vittima, il mio fratello Amaranto. E poi i tifosi Amaranto sono anche creativi e qui abbiamo uno storico tifoso che è Patrizio Blonda, che ha da poco dato alle stampe Gocce di vita, è un libro di poesia che è stato pubblicato da Luoghi Interiori. Esatto. E dopo ci racconti un po'. Sì, assolutamente sì. Anche se il contesto mi sembra che sia quello per raccontare più le vicissitudini dell'Arezzo che del libro, comunque ne parlerò ben volentieri. Allora, partiamo da Luca, un pareggio questo che diciamo che sembra un po', non dico fotocopia, ma il copione che si ripete, non solo è l'ennesimo pari in rimonta con cui l'Arezzo partiva la situazione di vantaggio e dunque anche qui c'è un po' da recriminare. Ma quello che dispiace è Stefano era presente fisicamente, perché hai fatto prima mezz'ora impressionante, veramente bene. E poi dopo hai preso il solito gol con un calcio d'angolo sul primo palo, dove c'è stata una dormita generale. Non so se è un problema di posizionamento tattico, perché quello è un castello misto con due uomini sul palo e la marcatura a zona. Non ho visto marcature fisse e si sono fatti prendere di infilata per quel gol, tant'è che Pelagotti si è arrabbiato tantissimo sul fatto che non hanno seguito l'inserimento del loro marcatore. Però si torna sempre qui, 16 pareggi, 15, quante se ne fatti? Rimontati. Purtroppo qualcosa non quadra da tempo, ma ora chiaramente è ancora più evidente che qualche errore tecnico c'è. Stefano, che impressione hai avuto da questa gara in cui diciamo che per una buona mezz'ora l'Arezzo ha giocato una gran partita, poi è venuta fuori la Pro Patria, che è una comunque delle migliori formazioni, lo ha dimostrato in questo campionato, però insomma l'Arezzo dava la sensazione di poterla portare a casa anche questa vittoria. Assolutamente sì, devo dire che è stato un pareggio un po' diverso dai soliti, perché comunque l'Arezzo è stato molto più in partita rispetto ad altre gare dove veramente ha mollato, vedi il Piacenza dove per 65 minuti c'era una sola squadra in campo e dopo ha deciso di consegnarsi all'avversario che non ha fatto niente alla fine, perché alla fine poi ha trovato l'1-1 su un autorete, però dava la sensazione che avrebbe pareggiato da un momento all'altro, proprio perché una squadra non stava giocando. A Busto Arsizio non è proprio stato così, però è vero che questa squadra va a intermittenza, è un po' un tagadà che non ha trovato ancora un equilibrio suo nei 90 minuti e questo è per una serie di motivazioni che ci sono. L'avversario era assolutamente di livello, ma quando vedo una squadra come l'Arezzo che per 35 minuti domina in lungo e largo l'avversario, può portarsi in vantaggio anche più rotondo, perché ha avuto un paio di grandi occasioni che si è creato Cutolo, non ci va. L'1-1 è bravo anche Mastroianni, perché l'avversario ci sono, ha preso sicuramente d'anticipo, mi è sembrata un po' la rete che ha fatto Cristiano Ronaldo con l'Atletico Madrid, però resta il fatto che su un calcio d'angolo, il primo palo così, la difesa ha perso un po' di certezze e io credo che nella lettura di questo ci sia anche il periodo un po' di appannamento del nostro portiere, perché secondo me Pelagotti nelle ultime domeniche anche a Busto Arsizio ha sfarfallato un'uscita, cioè sta vivendo un momento di difficoltà. Il Pelagotti del girone d'andata, che noi avevamo ribattezzato radiocronaca The Wall, il muro, è un essere umano, quindi ovviamente come tutti avrà un momento, però insomma, e quando un portiere vive una fase come questa, al reparto non gli dà probabilmente, ma ovviamente una mia chiave di lettura, quelle garanzie che prima gli dava. Quando ti mancano determinate garanzie, allora tutto il castello cade, però ci sono anche gli avversari bravi e voglio anche ricordare che poi non è che siamo neanche fortunatissimi, perché all'88esimo c'è stata quella traversa che grida vendetta contro un avversario che erano 6 mesi che non perdeva una partita in casa, insomma. Però si torna lì, riesci sempre a imporre il tuo gioco, però non riesci poi a portare in fondo le partite. Ogni partita ha una sua lettura, però secondo me il filo comune che lega tutti questi risultati, questo arrivare in cima ma poi non riuscire a vedere proprio la cima della montagna,
Sono legati probabilmente a una squadra che ancora non è riuscita a trovare quel cinismo che bisogna avere, perché la bellezza del gioco ha un senso fino a un certo minutaggio, poi bisogna portare a casa i risultati. Insomma, si vede grandi squadre che buttano le palle in tribuna contro squadrette, perché poi alla fine quello che resta è il risultato. Ribadisco e credo che alla fine nel crocevia di questo campionato sia stato determinante quella partita disgraziata con il Siena, che è stata una partita che se la rigiochi 1500 volte 1499 la vinci, ma preciso si è trovato quella che non si è vinto. Loro l'ha rivitalizzati, nonostante continuino ad essere una squadra mediocre nel gioco, non nei nomi, perché il risultato di domenica con l'Arzachena di sabato dimostra che è una squadra che non ha, però, e noi a noi Shaq, tolto già una squadra come la nostra che fondamentalmente certezze come una squadra proprio blasonata non ce l'ha, quella partita gliel'ha tolta e ti ha fatto un po' retrocedere. Però devo dire che sabato ho visto un progresso sulla tenuta globale della partita, anche se siamo sempre a parlare del solito pareggio. E chiedo a Patrizio, da tifoso, perché inizialmente, anche venendolo, diciamo tutte le volte, non bisogna poi dimenticare, chiaramente questo non deve essere un limite per il futuro, bisogna dimenticare, però neanche dimenticare le origini, quello che stavamo vivendo l'anno scorso, perché adesso chiaramente con più le cose sono andate bene, più chiaramente il palato si fa fino e quindi magari si è delusi anche dopo comunque un pochino, no? Perché l'Arezzo poteva fare sicuramente di più a livello di risultati per le prestazioni. E quindi ti chiedo se sei così più contento, diciamo, di quella che è stata la stagione fin qui, al di là di come finisca, o più deluso, diciamo, dalle occasioni, questa col Siena, insomma, i vari punti persi per strada. Ma io l'ho scritto anche questa mattina su Amaranto Magazine. Parto sempre da lontano quando faccio certe considerazioni e parto dall'inizio del campionato, quando abbiamo costruito la squadra con un budget molto limitato, perché chi ha salvato l'Arezzo, compreso i tifosi, l'ha salvato accollandosi un debito mostruoso e forse ancora avanza qualche soldo dalla Lega, perché io ricordo sempre che la fideiussione che è stata anticipata per poter continuare il campionato, ma soprattutto per avere presupposti per essere iscritti alla stagione successiva, è stata una sorta di arbitraria decisione da parte della Lega, perché nessuna squadra l'anno scorso ha dovuto rimborsare una fideiussione che era stata accettata, e questo è il primo punto. Secondo punto. Siamo ripartiti praticamente da zero, abbiamo costruito una buona squadra, perché è vero, indipendentemente dagli 11 titolarissimi, dietro in panchina ce ne sono solo altri 4-5, manca soprattutto in questo momento una figura fondamentale, un centravanti che la possa mettere dentro, anche se Brunori secondo me ha fatto un ottimo campionato. Poi non ricordiamoci un altro aspetto che non è poi tanto secondario. Le quattro partite che abbiamo perso, le abbiamo perse tutte in trasferta. Se andiamo a riguardare la partita, soprattutto la prima sconfitta, quella contro la Juventus, Arner 23, quella è una partita che è stata decisa dall'arbitro, perché quel gol, il primo gol, era inesistente. Non era gol, si è visto chiaramente, tu poi eri il telecronista di Eleven Sport, quindi l'abbiamo visto proprio in maniera ufficiale, ma si è vista la Rai poi, non era gol, e quindi ci sono tanti fattori, episodi favorevoli, episodi sfavorevoli. Oggi siamo in lotta con un qualcosa che non si sa, potrebbe anche diventare qualcosa di inimmaginabile, ci sono pochi punti a disposizione, bisogna mettersi sulla testa che non siamo inferiori a nessuno e che l'Arezzo può ottenere delle grosse gratificazioni. In questo momento arrivare tra i primi cinque ci potrebbe dare le garanzie, quantomeno, di giocarsi le prime due partite con qualche vantaggio in più. Ci fermiamo un secondo e torniamo.
Di nuovo insieme dal Caffè Amaranto, tra poco sentiamo gli stralci della conferenza sia di Dal Canto che di Javorcic. Chiedo a Luca, questo fatto dei gol presi, dice Dal Canto, e lo ribadisce, lo sentiremo tra poco, problema di natura fisica, nel senso di stazza fisica, cioè l'Arezzo quando trova questi slungagnoni è chiaramente, inevitabilmente c'è un gap dal punto di vista fisico. E quindi questo però può essere un bel problema anche poi pensando a quelli che saranno i playoff, perché comunque gol, prendere gol così può essere pesante. Sì, noi abbiamo solo Burzigotti che fisicamente magari può tenere botta e qualche volta Pinto, sì, non siamo altissimi dietro, questo è vero, però mai fatto un passaggio per i playoff considerando che come ha detto Dal Canto ormai ci siamo, ma l'Arezzo è una squadra che perde veramente poco. È vero che viene rimontata, però non l'ha messa mai sotto nessuno. E quindi quello può essere probabilmente un fatto che ci fa ben sperare. Però logicamente non sempre la fisicità è quella condizione che può fare la differenza sulle palle inattive. Molte volte anche un discorso di posizionamento, di come sa intercettare il pallone. Anche Passarella nemmeno 1,80 m le prendeva tutti di testa. Quindi se te hai una condizione tattica idonea probabilmente riesce a intervenire anche sulle palle inattive. Se adotti un sistema di marcatura o di tattica non idonea alle caratteristiche dei giocatori probabilmente va in difficoltà, e questo succede a noi. Sentiamo Dal Canto Javorcic. Sì, è una valutazione corretta, siamo partiti bene, siamo andati secondo me meritatamente in vantaggio, poi dopo la prima mezz'ora hanno un po' forzato la reazione con i quinti, ci hanno messo in difficoltà perché è una squadra che comunque si è fatto 47 punti e c'è un motivo, quindi hanno qualità, hanno forza, hanno struttura, che a noi invece difetta, siamo riusciti a venire fuori meno bene di quello che volevamo, che potevamo, però ci sta che in una partita di calcio un pezzo comandi la squadra, che alla fine sono due squadre di pari livello dal mio punto di vista. Secondo tempo si è sporcato un po', abbiamo subito il gol sul calcio d'angolo e per noi purtroppo è un difetto cronico, nel senso che non abbiamo modo di ovviare questa cosa qua, perché regaliamo troppi centimetri nella struttura fisica, pazienza, e paradossalmente ci ha svegliato, nel senso che dopo la squadra secondo me si è ripresa, abbiamo usato qualcosina di più, abbiamo avuto qualche spazio in più, abbiamo avuto un'occasione grossa noi, un'occasione grossa loro per andare rispettivamente in vantaggio, credo che il risultato di 1-1 sia quello più giusto. C'è un po' di rammarico ovviamente, immagino, per quella traversa nel finale. No, perché poi conta l'episodio quando succede, se avessero fatto gol prima loro su diagonale dove ha parato per la volta probabilmente avremmo perso, quindi no, credo che alla fine sia venuto per questo. Ma questo rifà un po' verso questa valutazione. E il primo tempo avete sfondato molto la parte sinistra della propria, insomma, che c'è fatto molto quella. Sì, è dove abbiamo il butolo, che tendenzialmente va ad aprire quel lato lì perché è un mancino. L'avevamo preparata in un certo modo fin quando loro sono usciti con i terzini sulle mezze ali, no? Con le mezze ali sui terzini nostri, quando sono usciti con i quinti il campo si restringe, si accorcia per noi perché il campo visivo è diverso, dovremmo essere un po' più abili a cercare le punte in maniera diretta dai due terzini, c'è pure l'avversario che ce lo impedisce, quindi ripeto, la partita secondo me si è equivalsa nei momenti di predominio e nelle occasioni da gol. Lo accettiamo per come è venuto fuori. Si diceva anche prima con Mister Javorcic, che sono giocatori come le noci, nonostante la carta d'identità, continuano a insegnare calcio. Sì, sono dei giocatori in queste categorie, non c'entrano niente, è chiaro che più vanno da qualità e più vanno verso la fine delle loro rispettive carriere, finché ce li abbiamo a disposizione è un vantaggio per gli allenatori, perché la differenza la fanno i calciatori, come è giusto che sia. Posto così? È stata molto importante, soprattutto partendo dal presupposto che siamo una neopromossa che ha bisogno di questo tipo vissuto, perché comunque si ritrova in questo momento della stagione in una situazione che non ha mai vissuto. E quindi dopo un periodo sicuramente di difficoltà, anche di risultati, no? Negativi, e dopo un primo tempo sicuramente difficile per noi, perché si vedeva che ci mancava qualcosa, ma penso che sia assolutamente naturale, tenendo conto anche che c'era un ottimo avversario in campo. E dopo nel secondo tempo sinceramente ragazzi sono stati splendidi, sono stati fantastici,
abbiamo meritato un risultato positivo. Penso che alla fine il risultato equilibrato è giusto, è una partita secondo me da playoff e noi abbiamo dimostrato che siamo una squadra da playoff e quindi prendere consapevolezza da questa partita qua. Avevamo tanti uomini fuori e sono sicuro che quando recupereremo tutte le forze diventeremo ancora più fastidiosi per questo tipo di squadra e quindi i ragazzi veramente vanno applauditi perché hanno dimostrato molto carattere. Abbiamo tirato fuori tutto quello che sono le nostre risorse in questo momento qua e per questo ci vuole grande consapevolezza e grande carattere da parte dei ragazzi che stanno in campo. Hanno dato veramente tutto, hanno saputo lavorare in difficoltà ma hanno saputo anche prendere la partita in mano quando c'era il momento di prenderla e questo è frutto anche di un vissuto che abbiamo fatto in passato, quindi sicuramente abbiamo fatto i complimenti ragazzi perché la partita è estremamente complicata. È convinto mister che sia davvero il punto che mette, scusi gioco di parole, il punto esclamativo si prega a questo punto? Sì, ma guardi, non lo so, in questo momento penso che sia più importante il punto esclamativo che mettiamo sulla nostra squadra, su quello che siamo noi dopo un periodo non facile. Aver dimostrato un certo tipo di atteggiamento, aver dimostrato un certo tipo di modo di stare in campo, secondo me è quello che conta di più di tutto, al di là del playoff, al di là dei punti, cioè il nostro vissuto è quello che la nostra squadra è, dove vogliamo arrivare e dove vogliamo finire, secondo me è molto importante. Prima di leggere molta soddisfazione nel senso che voleva questa partita, cioè le risposte che magari parlando anche ieri, no, sul fatto che voleva mandare dei messaggi. Si aspettava che questa fosse la risposta della squadra, di avere lato tecnico. Sì, sì. Sono d'accordo, è vero. È questo che cercavo di comunicare alla squadra e questo è il messaggio che la squadra ha mandato. Penso che sia naturale andare un po' in difficoltà in questo periodo contro questo tipo di squadre, anche nel rispetto del periodo che abbiamo passato noi, cioè quindi un po' di sofferenza, un po' di titubanza del primo tempo e sicuramente non una propria migliore ci sta, ma qualche volta è più importante il carattere e dopo anche la sostanza del gioco nel secondo tempo è quella che conta di più. Cioè, quindi questa reazione alla difficoltà, perché in tanti casi le squadre normali con gente normale dentro è probabile che dopo un primo tempo così andasse ancora in più in difficoltà, invece c'è stata una reazione importante e abbiamo preso la partita in mano da questo punto di vista e quindi abbiamo sofferto molto di meno, abbiamo avuto la possibilità anche di segnare, abbiamo dato pressione a una squadra importante come Arezzo, poi alla fine abbiamo visto un po' i fantasmi del passato. Allora, abbiamo sentito dal canto un'analisi insomma che ci sta. Chiedo a Stefano, diciamo che probabilmente anche lui si è reso conto, forse quelle scelte che aveva fatto anche nella partita precedente col Piacenza era stato quasi un segnale, cioè che forse non le condivideva nemmeno lui, però richieste che gli erano arrivate un po' dall'esterno, no? Quando era passato, aveva cambiato completamente modulo e credo che queste scelte non le rivedremo. Ma io, se sono richieste dall'esterno, non lo so, mi auguro di no, perché l'allenatore non deve assolutamente farsi condizionare. Io ho visto l'allenatore che in maniera molto onesta ha detto ho sbagliato, ma insomma qui sbaglia Guardiola, sbaglia Allegri che padella completamente la partita d'andata della Coppa dei Campioni, può sbagliare dal canto. Tra l'altro che si è violentato psicologicamente, perché l'unico tra virgolette difetto, l'unica cosa che avevamo sempre imputata dal canto è che aveva cambiato sempre pochissimo, cioè nei momenti importanti non aveva cambiato l'assetto anche della difesa per portare a casa dei risultati. Quella domenica invece, quel sabato, cioè ha cambiato tutto, però voglio dire, ci può anche stare. Di fondo io credo che il mister, nell'andare a tutelare giustamente la propria squadra, come ogni allenatore fa, ha probabilmente fatto l'unico bonario errore, quello di dire più volte abbiamo raggiunto già l'obiettivo oltre le aspettative. Questo ribadire che abbiamo raggiunto l'obiettivo può inconsciamente anche dare una sorta di rilassamento.
Questa squadra, io voglio quello che voglio dire è questo, questa squadra, i punti che ha ora e la classifica che ha ora, se l'è meritata sul campo, perché a parte Provercelli, la partita e la trasferta di Provercelli, dove anche lì comunque se la butta dentro Cutolo, un'occasione clamorosa, la partita cambia completamente, ma dove siamo andati sotto meritatamente, mi dovete dire qual è una partita dove l'Arezzo ha subito. Cioè voi ricordatemi una partita dove l'Arezzo ha subito. Cioè, a Piacenza lezione di calcio si è vinto 2-0. Con l'Interla Contati si è finito 2-2, ma perché? È una forse dei pochi pareggi giustificati. Contro uno squadrone, ma si è fatto 60 minuti paurosi. Con la Carrarese si sono trovati un pareggio al 94esimo come una manna ricevuta dal cielo. Col Provercelli in casa 3-1. Col Siena pareggiato là e annichiliti qua per 84 minuti. Allora, se davanti a queste prestazioni la squadra ancora non ha la certezza della propria forza, c'è qualcosa che non va. Forse il vero problema è questo. Allora io dico, questa squadra è partita a fare spenti. Non gli veniva chiesto nient'altro che fare un buon campionato per un progetto triennale. Ma il fatto che ti trovi lassù non vuol dire che devi mollare perché comunque non era previsto. L'anno di somma siamo stati ripescati dalla C2 in C1 e si è vinto il campionato. Non è che a marzo si è detto vabbè tanto ci ha ripescato. No, si è visto, se poteva vincere si è vinto. Allora questo non è che si doveva vincere. Però probabilmente con un po' più di cattiveria e anche di fortuna potevamo avere qualche punto in più. Abbiamo comunque, come ha detto giustamente prima Patrizio, tutte le possibilità per poter comunque finire tra i primi 5 posti, che vorrebbe dire fare un playoff un pochino più da protagonista. L'Arezzo deve fare, secondo me, queste prossime partite con il cuore leggero, con quella sorta di menefreghismo del fatto che non sei il Pisa e sei tenuto comunque a dover far bene, perché devo dire, noi si tiene in panchina Butic, ora infortunato, e il Pisa tiene in panchina o Pesenti o Moscardelli, le differenze sono sostanziali, quindi se il Pisa arriva quarto in classifica e Padella ai playoff è andata a fallimentare, se l'Arezzo arriva quinto in classifica, il terzo turno, secondo dei playoff e esce, annata trionfale, questo nessuno lo nega, però dal momento che abbiamo dimostrato che sia con le prestazioni con l'avversario, che sia come modalità di gioco, siamo stati a larghi tratti una delle squadre più belle di questa Serie C, allora divertiamoci fino a fondo, no? Diventiamo veramente l'elemento di disturbo di questi playoff e di questa fine di campionato, continuiamo a essere questa scheggia impazzita, perché non ci manca niente, cioè il campo ha dimostrato questo, che non siamo inferiori a nessuno. Torniamo tra poco. Di nuovo insieme dal Caffè Amaranto, stiamo parlando di Arezzo, di quelle che ormai sono le prospettive in queste ultime giornate prima dell'inizio dei playoff. Diceva prima Patrizio anche della questione attaccanti, che poi hai anche tu prima, Stefano, sottolineato, cioè la differenza anche rispetto alle altre squadre. Sicuramente Butic, che avesse questi problemi, questo non poteva essere prevedibile, è un giocatore che a livello di giovanile, insomma, aveva fatto valanghe di gol e adesso cercava il rilancio, è un giocatore che l'ha detto dal canto anche nella conferenza stampa della vigilia, non si può sapere, insomma, al momento anche quali possono essere i suoi margini, no, per entrare poi in condizione. E Brunori ci sta che abbia una fase di, no, non dico di opacità, ma che non ritrovi il gol, come quasi una maledizione, è arrivato a 9 non riesce ad andare in doppia cifra. E quello che un po' si è perso per strada è Perzano, perché le prime partite, no, ricordi il gol che fece nel recupero con l'Arzachena, insomma era quel classico giocatore che soprattutto a partita in corso, no, dava quella aveva questa capacità di buttarla dentro, magari su qualche palla sporca, insomma trovava la rete con abbastanza facilità. Che cosa può essere successo e se questo gap può essere colmato con altre soluzioni, come abbiamo visto, insomma, i gol arrivano da Foglia, possono arrivare da Cutolo, da altri. Domanda che trova una difficile risposta su Perzano, perché poi qual è il concetto di un giocatore, ma è meglio di giocatore, ma delle persone stesse, quando non sentono più la fiducia, e questo penso che sia quello che si percepisce da fuori, perché agli allenamenti noi non ci siamo, no? Se noi ci siamo sporadicamente, magari non si allena bene come all'inizio, magari non sente più la fiducia del tecnico, magari non c'è più un appeal con lo spogliatoio, magari anche lui è un ragazzo che ha bisogno di altre situazioni per rendere al meglio, magari non sta bene fisicamente, queste sono tutte supposizioni e ipotesi. Però quello che ti hai detto è la verità, all'inizio sembrava un giocatore che potesse dare una grossa mano all'Arezzo, poi stava facendo e si è perso. Le motivazioni possono essere un milione, tant'è che l'Arezzo va in gol spesso con i centrocampisti, spessissimo, anche ultimamente. Però ti ripeto, tornando a Perzano, credo che anche avergli preferito
Spesso e volentieri, appena arrivato Butic, subito mettendolo in un cassetto o facendolo entrare due minuti, non è che aiuta un giocatore, non l'aiuta assolutamente dal punto di vista mentale, che poi tanto il problema vero è lì, è la testa. La testa fa la differenza a tutti. E in questo momento sicuramente lui è uno molto, molto sensibile, che non riesce a esprimere le potenzialità. Ti ricordo che Bazzani, quando venne dal Varese, ha appena segnato 2-3 gol, venne Arezzo e fece gran campionato. Basta cambiare area spesso e volentieri, quindi non lo giudicherei per quello che ha fatto vedere quest'anno Arezzo, ma lo giudicherei negli anni a venire. Ricordate che ci fu un dopo partita, non mi ricordo qual era la gara in casa, che dal canto s'arrabbiò, lo disse anche ai microfoni, perché aveva gestito uno degli ultimi palloni, no? Quasi in modo, la risposta, in modo egoistico, e da lì un po' è stato ulteriormente, diciamo, tenuto meno in considerazione, almeno a giudicare, no, quello che vediamo, sì, poi durante le partite. Ti ripeto, non si sa cosa succede nello spogliatoio, cosa succede nel campo, molte volte noi queste cose non si vedono. Sono situazioni che spesso e volentieri succedono dentro i quattro muri dello spogliatoio fra allenatore e giocatore. Te lo dico perché capita spessissimo, anche con quelli che poi rendono di più. Però sicuramente c'è carattere e carattere. Lui sicuramente è uno che si chiude, no, non è estroverso, manca un po' di personalità molto probabilmente. Però l'allenatore deve essere anche quello che dai suoi pretende sempre il massimo e l'aiuta nei momenti di difficoltà. E non si apostrofa mai un giocatore in conferenza stampa o davanti ai giornalisti, si apostrofa nello spogliatoio davanti a tutti. E questo, cioè, è un po' una parte caratteriale, no? Sicuramente anche di Dal Canto. Prima di tornare da Stefano, volevo chiedere a Patrizio, si è creato anche un bel rapporto con la tifoseria, tra la tifoseria e la squadra, no? Anche quando non sono arrivate delle vittorie, comunque c'è sempre stata grande comprensione e sostegno sempre. Ma credo che al di là del tutto i tifosi sono un'arma aggiuntiva per questo Arezzo, perché non hanno mai fatto mancare il loro sostegno in casa, ma soprattutto anche in trasferta, perché trovatemi una partita dove qualche tifoso dell'Arezzo non sia stato mai presente, non è mai successo, anche in quelle più ostiche in Sardegna, tanto per dire. E soprattutto anche in presenza di una tifoseria molto più numerosa, come è successo anche sabato a Busto Arsizio, si sentivano più i nostri tifosi, che erano un centinaio, rispetto agli altri 700-800 della Propatria, che si sono sentiti soltanto nel momento in cui la Propatria ha segnato il gol del pareggio. Quindi diciamo che credo che in assoluto la tifoseria Amaranto vada comunque elogiata per quello che fa, per quello che non fa e soprattutto anche per come organizza le coreografie in casa. Quando giochiamo allo stadio, trovatemi una coreografia che non è tra le migliori in Italia e poi ne riparliamo. Stefano, vorrei chiederti, visto che c'è stata quella che al momento è la risoluzione sulla gestione societaria con la Cava, che è diventato amministratore unico, sono usciti, perché il CDA precedente è decaduto, sia Anselmi che Orgoglio Amaranto, c'è un clima, credo, al momento di non belligeranza, anche giustamente, anche perché, insomma, era diventata veramente antipatica questa querelle, botta, risposta, continua, no? In questo finale, insomma, dove c'è comunque un obiettivo importante, ecco, guardando oltre, al di là di come finirà la parte sportiva, che cosa ne pensi intanto di quello che è accaduto e se poi sei preoccupato che questi alcuni nodi irrisolti, poi chiaramente immagino che a giugno poi si ripresenteranno. Ma sai, questo calcio di Serie C vive sempre nel precariato. Io, al di là dell'Arezzo, sto dicendo da una vita che devono ridisegnarla questa Serie C. Io capisco che, come sempre in questo paese, ruotano sempre intorno alle situazioni ambienti troppi interessi, ma questo calcio di Serie C non ha più senso a livello professionistico, perché non è il calcio di 20 anni fa. Oggi fa credere a un ragazzo che gioca in Serie C che col calcio risolverà i suoi problemi, si trova poi a 35 anni a essere un disoccupato che con quello che ha guadagnato nel calcio appena è riuscito ad arrivare in fondo al mese, perché poi, se quando il ragazzo diventa uomo, diventa marito e padre, oggi questi stipendi che viaggiano in Serie C, quindi va rimoralizzato. Probabilmente rimoralizzandolo sparirebbero tante figure ambigue che sono in questo calcio, perché sarebbe diverso. Quindi io, invece che premiare per forza, far giocare per forza questi giovani, che sono sicuramente importanti, ma che ha creato nei giovani anche una sorta di supponenza. Io, quando giocavo al pallone, io si lavava le scarpette a quelli più vecchi e si era felici di lavare le scarpette al capitano della squadra il giovedì,
di quando si faceva la partitella con la prima squadra, di poter lavare le scarpette a Zandonà, per dire la mia generazione, piuttosto che un altro. Questi sanno che devono giocare, quindi io più che altro sarei per premiare coloro che fanno giocare la gente del territorio, che sarebbe, perché vorrebbe dire riduzione drastica dei costi, tante cose. Detto questo, venendo all'Arezzo, è chiaro che quando si esce da un CDA c'è qualcosa che non funziona, che non ha funzionato. È stato sicuramente intelligente quello di aver comunque ridimensionato il tutto a favore di una fine di campionato che comunque dovrà essere importante. Aspettiamo a giugno, aspettiamo più che altro coloro i quali sono usciti dal CDA, che daranno poi a tempo debito le loro motivazioni. Ricordiamoci che poi uno dei due componenti che è uscito dal CDA è Orgoglio Amaranto, che è praticamente la voce della tifoseria. Però dalle parole del presidente La Cava, che addirittura ha parlato appunto finalmente di un rasserenamento e tutto quanto, c'è da aspettarsi che siano state solo scelte condivise e non scelte assolutamente polemiche. Noi dobbiamo comunque sempre andare a riflettere, a ripensare da dove siamo partiti. Cioè, noi un anno fa di questi tempi eravamo qui a piangere col braccino al muro perché eravamo convinti di chiudere. Quest'anno siamo qui a parlare se arriveremo tra il settimo e il quarto posto. Insomma, mi sembra che le cose siano completamente cambiate. Questo non vuol dire che dobbiamo avallare tutto, però vuol dire che dobbiamo anche gestire le cose e valutarle con grande serenità. Era un anno di ripartenza, ci sta dando più soddisfazioni di quelle che pensavamo. Quello che io mi viene da... non voglio parlare della società, perché quando le cose non le so, essendoci stato dentro una società, so come funzionano certe cose. Quando le cose non si sanno, tirare commenti per tirarli, come prima giustamente ha detto il mister, anche a livello di un giocatore, bisogna viverli, spogliatoi, non lo so. Vedo che ora il clima si è molto rasserenato, vedo che comunque le componenti sono sempre tutte allo stadio, quindi saranno scelte personali che non... tutti hanno detto comunque che quello che hanno messo sarà un finanziamento volontario, quindi non andrà a incidere sul bilancio finale. Altra cosa molto importante, c'è un progetto che sta andando avanti, poi sai, del futuro non v'è certezza assolutamente. Il mio augurio è quello che questa società possa col tempo allargarsi con componenti aretine, perché tanto non me lo cava dalla testa nessuno, al di là di La Cava, che andrà sempre comunque ringraziato, perché insieme ad Anselmi hanno preso questa società alla deriva e ci hanno portato oggi a lottare per un posto importante in Serie C, ma per raggiungere grandi risultati ci vuole che ci sia anche l'imprenditoria locale. Insomma, realtà come Ferrara lo insegnano. La SPAL, dopo anni di totale anonimato, è stata presa in mano da una società dell'Interland ed è arrivata in Serie A, e anche quest'anno si salverà con merito probabilmente. Quindi la componente locale è importante. Questa città deve decidere cosa vuol fare da grande, nello sport e anche in tante altre cose. Tu sai benissimo che sono un campanilista sfegatato. Io dico sempre che prima sono aretino, poi toscano e poi italiano. Vedo questa città come una donna bellissima che però è trascurata da tutti i punti di vista, perché dovremmo essere primi nel turismo, negli eventi, e invece fatichiamo. Nello sport non abbiamo altro se non l'Arezzo, quindi decidiamo cosa vogliamo fare. Possiamo mantenere questa città come un buon ritiro dove poter stare, lavorare e poi magari il sabato e la domenica andare a gratificarsi da altre parti, oppure decidere di vivere questa città come di far fare a questa città un ruolo di protagonista nello sport e non. Credo che molto del destino di Arezzo è proprio in mano nostra, quindi mi auguro che sia un motivo di riflessione per tutti. La retinità, insomma, è un tema a lungo andare che ritorna sempre, perché poi abbiamo La Cava, come hai detto tu, insomma, assolutamente è stato fondamentale, però anche la storia recente dell'Arezzo insegna che poi quando si arriva troppo da fuori, no, qualche problema c'è. Ma poi lui stesso più volte, voglio dire, ha detto è disponibilissimo ad aprire a imprenditori aretini, quindi non è che sta facendo il padre padrone. Assolutamente. Guarda, torno un attimo al clima che si è respirato immediatamente dopo la chiusura del CDA. Tutti i membri del CDA con Ermanno... Tu eri lì per la presentazione del libro, giusto? Esatto. Eri lì allo stadio. Esatto, lo si può vedere anche nei filmati che passano su qualsiasi social. Per me è stata una grossissima soddisfazione. Tutti e tre, perché c'era anche Cuciniello insieme a Duccio Borselli, e quindi tutti e quattro hanno manifestato la serenità che si respirava in quel momento. E tutti quanti hanno confermato che hanno intenzione di andare avanti nel progetto, poi sarà il futuro a dire come
e quando, però è una serenità che io ho potuto riscontrare di persona e vorrei che i tifosi lo recepiscano, perché è una cosa importante, lo devono recepire anche i calciatori, perché benché si dica che sono estranei, che sono certi messaggi a loro arrivano comunque. Ora sta a loro dimostrare, secondo me, la voglia di rimanere ad Arezzo. Abbiamo creato un qualcosa di bello, un qualcosa di positivo. Ci sarà un certo tesoretto da sfruttare per vivere in serenità, speriamo, anche l'anno prossimo, e quindi portare avanti quel progetto a cui si riferiva anche Stefano. E soprattutto sta a loro dimostrare, da ragazzi seri e appassionati come sono, che tengono a questa maglia come ce lo tengono i tifosi, perché i tifosi tengono tantissimo a questo Arezzo, il loro amore lo dimostrano, adesso loro devono fare uno sforzo in più, ripulirsi la testa da tutte le cose che sono successe, alzarsi la mattina e guardarsi allo specchio e dire: io sono un giocatore dell'Arezzo. Questo è il messaggio che si devono mettere, e devono mettersi in testa che devono fare il bene dell'Arezzo più di quello che hanno fatto fino ad oggi. Allora, c'è anche un po' di Arezzo in questo libro che si chiama Gocce di vita, vogliamo farlo vedere? Eccolo qua, Gocce di vita, il libro di poesie di Patrizio Blonda, edito da Luoghi Interiori. Allora, come lo raccontiamo? Ma sono circa 120-125 poesie, molte sono autobiografiche, nel senso che sono racconti della vita vissuta con tutte le problematiche che si possono vivere e che si possono anche comprendere, perché certe cose, il titolo lo dice, ogni momento della vita andrebbe fissato, andrebbe goduto, andrebbe vissuto, andrebbe ricordato. E io ho cercato di fare questo con le mie esperienze di vita, a volte felici, a volte un po' meno, a volte dolorose, a volte drammatiche anche sotto il profilo, non lo nego, anche sotto il profilo finanziario, perché combattere 13 anni una lotta impari contro un istituto bancario tra i più grandi al mondo e riuscire dopo 13 anni ad avere ragione, anche se la guerra totale non è stata vinta, ma la prima battaglia, quella più importante, sì, non è stato facile, e è stato possibile farlo attraverso la forza interiore che ho saputo trovare in me e che ho voluto trasporre in questo libro, perché ci sono delle vicende che sono le mie, ma che sicuramente saranno state vissute da altri che magari non hanno avuto il coraggio di esporle. Dove si trova il libro? Il libro si trova qui ad Arezzo, presso il punto scuola in via Alfieri, è disponibile anche nel sito dell'editore Luoghi Interiori e si trova anche in internet su Amazon, IBS e altre librerie online, quindi è disponibile. Stiamo lavorando anche per portarlo in altri punti vendita qui ad Arezzo, speriamo di riuscirci, perché per me sarebbe una bella soddisfazione riuscire a diffondere il messaggio nella maniera più completa possibile. Vi faccio una domanda adesso a Luca, poi se ti va di leggerci due o tre righe di una poesia sull'Arezzo, ce la fai? Ci provo. Sì. Tu intanto, se mi emoziono. Poi anche Stefano ci leggerà una delle sue poesie, vero? Io più che poesie non sono un uomo di poesie, sono un uomo di sfottoio, non di poesie. È molto più intenso Patrizio di me, quindi ognuno ha il suo ruolo. Allora, Luca, Alessandria Arezzo, Alessandria che non ha grandi obiettivi, che la zona playoff è piuttosto lontana, ha perso male a Piacenza, è sempre un campo comunque non semplice. Si gioca di lunedì, se non erro, giusto? Ma sai, con l'Arezzo tutto è possibile ora, 1x2, questi sono i risultati che possono uscire. Però, che ti devo dire, non so, dipende dalla settimana come la trascorreranno i ragazzi, quanto piglio ci metteranno negli allenamenti, quanto sarà bravo dal canto a tenerli sulle spine, che poi tanto il segreto è proprio quello là. E poi, come ha detto Stefano, la squadra gioca sempre bene, nessuno ci mette mai sotto e noi siamo artefici del nostro destino, nel bene e nel male.
dipende solo da noi. Raccolgo una cosa che ha detto Stefano, che il calcio a livello del settore giovanile, fatto con quelli del luogo, visto che io ci bazzico abbastanza e ti posso dire che materiale ce n'è e molte volte non viene considerato, questo è l'errore più grosso che fanno le società. E ti posso dire, lui ha citato prima una realtà, io ne cito un'altra che è Verona. A Verona fanno cose grandiose, due società, non solo il Verona ma anche il Chievo, lavorano con quelli del territorio, utilizzano il territorio, utilizzano in maniera eccezionale, tant'è che hanno diviso lo stadio in due per fare le manifestazioni, creare eventi, per creare economicità, però tutto nel territorio, perché il territorio è quello che ti dà e te lo riporta, ti prende e ti dà. Arezzo invece purtroppo spesso e volentieri si fa cercare delle chimere che non ci sono, sono effimere, e ti posso garantire che girando in maniera importante da ottobre fino a 20 giorni fa in maniera amichevole, perché un amico che è dentro l'Arezzo me l'ha chiesto, ti posso dire che ci sono tanti ragazzi che potrebbero fare già i nazionali comodamente, ma che sicuramente va formato gli allenatori per fare dei campionati importanti del genere, e questa è una cosa che ancora manca, la formazione. Questo è una cosa, penso che sia una battaglia persa, perché tanto va avanti solamente chi ha lo sponsor, non la meritocrazia, e questo è un problema grosso, e qui mi fermo. Tu hai fatto una delle, cioè comunque la lista l'avevi fatta. Sì, ma ti ripeto, io sono stato chiamato in maniera amichevole perché un amico che ha dentro la società mi ha chiesto di dargli una mano. La lista gliel'ho fatta, tant'è so che parecchi l'hanno già chiamati. Uno si può dire, tanto è uscito nel giornale Ombra, che è stato chiamato anche nazionale, dilettanti. Quindi insomma i giocatori ci sono tanti. Allora Patrizio, a te la conclusione. Innamorarsi dell'Arezzo è stata scritta circa 5 anni fa. Scendevo a passo lento il colle San Cornelio. Toccavo senza accorgermene col dito immenso cielo, che intanto si vestiva del tramonto d'un rosso intenso, inconfondibile, amaranto. Mi sentivo leggero mentre il vento sollevava il pensiero, e poi d'incanto, col cuore tumultuoso dentro al petto, ho messo a fuoco, sol dopo un altro passo, d'essermi innamorato dell'Arezzo. Bandiere al vento nelle gradinate, c'è gente festante che urla il proprio amore, che canta al cielo inni suoi di gioia quando la squadra conquista la vittoria. Si arrabbia e non si abbatte, mai derelitta, quando la squadra subisce la sconfitta. Si piega alle ginocchia, allo sconforto, ma in petto batte il cuore. Non sono morto, e come a Pasqua fa, Cristo risorto, mi rialzo in piedi mentre torna il canto a sorreggere ancora squadra amaranto. Tutti ci guardan e poi ci dan del matto, chi se ne frega. Ancor tutta ad un pezzo, continua il nostro urlo, forza Arezzo. Il sogno lo teniamo nel cassetto, di rigiocare ancora da cadetto. Dai cavalli rampante, l'ostacolo ora salta, così la gente tua ancor di più si esalta. Torniamo a rigiocare a testa alta, noi vogliamo smettere solo di sognare, in Serie A sei presto vogliamo giocare. Grazie Patrizio, al tuo amore per l'Arezzo, grazie a Stefano Brandini Dini, che riascolteremo anche ad Alessandria lunedì. Assolutamente sì, penso. Ora siamo un po' indecisi perché col fatto che c'è la diretta Rai perde un po' di, quindi vediamo un po', comunque insomma la guarderemo, faremo, se non andremo faremo dei commenti da studio, sono d'accordo. Come ti dico questo, se l'Arezzo avesse vinto a Busto Arsizio, l'Alessandria l'avrebbe asfaltata. Però il peggior avversario dell'Arezzo è l'Arezzo stessa. Se l'Arezzo si mette nella testa di giocare con quel fraseccio, me lo consentano e non voglio usare, un po' barcellonesco, palla a terra, quindi sfruttando le caratteristiche, perché il Barcellona ha vinto tutto con un unico giocatore alto che era Piqué, il resto sono tutti nani, l'unico che era Piqué, quindi poi noi abbiamo Pelagatti che non è altissimo, è 1,81 m, ma di testa posso garantirvi che è un cannavaro, quindi non è vero. Se l'Arezzo si mette in testa di giocare come sa giocare, l'Arezzo può veramente ancora ritagliarsi un ruolo da protagonista, nonostante i tanti punti persi. Quindi noi ci crediamo tutti, forza ragazzi, giocate col cuore leggero, ma giocate con la consapevolezza che siete una bella squadra. Sì. Servi un input? Direi che la soluzione ci potrebbe essere abbassare il volume di Rai 1 e ascoltare la radio cronaca di loro, quindi sarebbe il top.
perché si perderebbero onestamente poco, con tutta la simpatia per Mario Somma, ma per là. Grazie a Luca Magnanensi, alla prossima.